60 Seconds Marino, 60 Seconds in una terra, la Sardegna, che mi lascia sempre senza fiato, ma per quanto possa essere bello il luogo che ci ospiti, come dire, l'attualità non se ne va, l'attualità è lì. Oggi pomeriggio, ringrazio ancora gli amici di Sky TG24, siamo stati ospiti, sono stato ospite come la ragione naturalmente al telegiornale, appunto per ragionare, è ovvio, di crisi, conseguenze eccetera. Mi è stato chiesto correttamente, ma perché Draghi questa volta, a differenza dei bracci di ferro con, che so io, Salvini all'epoca del Green Pass, stessi 5 Stelle in altre occasioni, perché si impunta? Domanda assolutamente legittima, che va fatta, va posta in modo che tutti capiscano. Perché questa volta non è la mia risposta, ci mancherebbe, è semplicemente la risposta di banale buonsenso. Perché questa volta si è andati oltre, questa volta si è mancato di rispetto al lavoro, alla persona, ovviamente poi uno può aggiungere il carisma, la credibilità, ma qui si parla soprattutto della persona, Draghi, del lavoro svolto collegialmente dal governo e dal paese, che in 16 mesi ha fatto cose straordinarie, non dimentichiamolo. Se si va oltre, se si perde dignità e senso di responsabilità, anche ciò che ne era rimasto, per, lasciamo perdere il termovalorizzatore, che non è null'altro che una scusa, scusa e basta, ebbene, si deve saper prendere le conseguenze di ciò che si vede intorno a sé. Ecco perché Draghi, non è che il Draghi imbufalito con i 5 Stelle impazzisce e vuole i 5 Stelle nella maggioranza, no, il governo nasce in un certo modo per fare determinate cose, con certi accordi, e nell'accordo c'erano i 5 Stelle, partito di maggioranza relativa delle elezioni del 2018, tutto questo non si può dimenticare, è una questione di serietà, senso di responsabilità, e se no si fa altro, oppure, e anche questo l'abbiamo ricordato, con altre persone, cosa che non ci sentiremmo di escludere.